dell'attualità e poi degli studi che sta seguendo nel diverso tempo. Grazie. Bene, allora grazie dell'invito. Il compito è abbastanza impegnativo perché partirei dal problema così come si poneva nel modo secolare sostanzialmente, cioè partirei addirittura da Platone. Platone diceva appunto che la qualità della società e la qualità della democrazia sono misurabili in qualche maniera, da un lato vedendo se governano i migliori e dall'altro, una questione che poi divenne addirittura kennediana, da Platone a Kennedy, cosa fanno i cittadini per la loro democrazia, per la loro società. Quindi, come dire, quando noi andiamo ad analizzare la società, a misurargli insomma la temperatura in qualche maniera, la sua temperatura civica o la sua morfologia socio-economica, dobbiamo tenere presente appunto questa doppia questione, che è una questione di offerta, come dire, di istituzioni, di democrazia, e dall'altra parte invece la questione importante, che cosa fanno i cittadini per la democrazia. Allora, io in un primo libro che vedete là, che si chiama Elite e classi dirigenti, Il più fortunato, uscì all'inizio dell'anno passato, e in quel libro io facevo un pochino la sintesi di una serie di studi che avevo condotto a partire dall'inizio degli anni 90 sulle classi dirigenti in Italia, perché mi sembrava comunque che, non so, voi forse ricordate il periodo, alcuni di voi ricorderanno il periodo di Tangentopoli, in cui emerse molto chiaramente la responsabilità di una classe dirigente, in particolare politica, ma in cui vennero anche, come dire, proposte delle letture della società in termini di società complice. In qualche maniera, effettivamente, poi anche nelle mie ricerche vedo che c'è una corrispondenza tra la società e la sua classe dirigente, così che la classe dirigente è un po' lo specchio della società, o viceversa, insomma, le classi dirigenti, le società si meritano le classi dirigenti che hanno, ma anche le classi dirigenti si meritano la società che hanno. Da un punto di vista proprio descrittivo, morfologico, le coincidenze sono incredibili, in un certo senso, perché voi avete visto anche sui giornali che si dibatte molto spesso che la nostra classe dirigente è invecchiata. Beh, però anche la nostra società è invecchiata. Io stesso ho detto che le nostre classi dirigenti sono provinciali, perché i loro curricula sono poveri, diciamo, di esperienze all'estero, sia in termini di studi che di lavoro, però anche la nostra società è provinciale. Le classi dirigenti sono a sesso unico quasi, perché le donne sono appena il 12%, però anche nella nostra società, insomma, come dire, l'emancipazione della donna è stata una cosa, un processo importantissimo, forse più importante, che ha caratterizzato questi 30 anni di trasformazioni sociali. Però rimangono dei gap ugualmente. Quindi potremmo anche proseguire: la società, la classe dirigente è vero che molto spesso è autoreferenziale, ma anche è vero che la società è molto spesso persa dentro i fatti suoi, diceva Vasco Rossi già dagli anni 90, da Roxy Bacan, dalla sua canzone, e che quindi è un po' persa, come dire, ognuno nel suo individualismo e ognuno appunto nel suo interesse. Così che in questi anni c'è stato anche questo effetto così di perdita dell'importanza della vita pubblica e dell'interesse collettivo, visto come
un interesse, come in funzione di un riconoscimento di un interesse individuale. Questo è l'individualismo morale, fondamentalmente. Cioè pensare alla società semplicemente come una mera somma di interessi individuali, e questi gli interessi individuali come centrali, quindi il pubblico pensato come un riferimento puramente di riconoscimento e di vantaggio individuale. Non è sempre così, ovviamente, no? Però possiamo dire che complessivamente è così, e in alcune parti del nostro paese è in particolare così. Quindi c'è una corrispondenza, come dire, sono, è come una stessa persona, oppure sono due persone che si assomigliano però non lo ammettono. Questa è la classe dirigente, la società. Io personalmente, detto questo della somiglianza, perché ci deve far capire, oggi c'è un bell'articolo di Rusconi sulla Stampa in cui dice, ma insomma, non è che al berlusconismo, per esempio, possiamo contrapporre la società civile, perché anche nella società civile c'è questo elemento, comunque, no? C'è questo. Perciò, ovviamente sul piano della valutazione noi dobbiamo dire però che le responsabilità possono essere anche, diciamo, della nostra condizione attuale, della società, oltre che della classe dirigente, però è fuori dubbio che la classe dirigente deve dare l'esempio, e quindi, come dire, c'è una diversa distribuzione delle responsabilità, no? Questo mi sembra un punto importante per dirimere una controversia che a voi magari, però insomma nell'opinione pubblica c'è stato questo elemento che insomma sì, è la colpa delle classi dirigenti, ma in fondo anche della società che è complice di queste classi dirigenti. Sì, ok, la società può imitare il versetto che fanno i furbetti del quartierino, no? Cioè, nel senso che se la classe dirigente si dimostra cinica, anche la società è cinica, perché non vede di poter fare diversamente, in un certo senso. Però è vero che la responsabilità è di tipo diverso. Un secondo punto in questo rapporto tra classi dirigenti e società, che è un punto che vi vorrei proporre perché punto secondo me di rilievo, anche sempre parlando un pochino di classi dirigenti, poi parliamo un pochino più di società e attualizziamo anche il discorso, però ci terrei a puntualizzare alcune cose sulla classe dirigente. Altro punto del rapporto, ma noi abbiamo in mente spesso una società che non è quella, cioè che non è esattamente proprio così. Come negare, per esempio, che ormai una serie di strati sociali sono diventati conservatori in tutto il mondo occidentale, che obiettivamente, non so, per esempio, tanto per farci capire, per non farla troppo lunga, Obama-McCain. Beh, Obama vince se riesce a smuovere proprio quella classe media o quel ceto medio o quella classe operaia bianca che in questi anni, in questi vent'anni, nel frattempo è diventata conservatrice. Non è un mistero che nel 2001 Berlusconi, per esempio, ha vinto prendendo voti dagli strati inferiori da quelli superiori, per esempio, e che quindi, come dire, non esiste più una corrispondenza fra, o comunque univoca, fra lo status sociale e l'orientamento politico. Questa è un'altra questione di grande rilievo, che ne pone un'altra dal punto di vista delle classi dirigenti. Nel Novecento le classi dirigenti sono state determinate, anche se non sono state direttamente determinate, però da movimenti di massa, e cioè da una conformazione di una società che fondamentalmente andava verso l'omogeneità. Quindi si è parlato di classi, si è parlato di partiti di classe, se vi ricordate, eccetera, eccetera.
Beh, oggi invece quella società di massa, appunto, l'abbiamo appena detto, ha cambiato orientamenti, ma ha cambiato anche cultura sociale. Perché nel frattempo, per 20 anni, noi abbiamo avuto in alcuni paesi, in parte segnalatamente quelli, cioè Stati Uniti e Inghilterra, abbiamo avuto un imperversare del cosiddetto turbocapitalismo, quindi del capitalismo finanziario, il quale ha coltivato un sogno politico, soprattutto in queste nazioni come soprattutto gli Stati Uniti, che era quello di ricostituire un ceto medio invece disgregato e in crisi, come ci dice Krugman, di ricostituirlo per via finanziaria fondamentalmente. E cioè, per esempio, i mutui subprime per finanziare il sogno di una casa in proprietà o di una seconda casa, il reddito al consumo, il credito al consumo per finanziare i desideri consumistici, i vari prodotti per illudere di un rapido guadagno. Tutte questioni, cioè tutti elementi che avrebbero in qualche modo surrogato, colmato ciò che gli americani in particolare avevano perso in termini di sicurezza del lavoro. E diciamo, questa è la parte un po' più di attualizzazione del discorso, mi sembra che questo sogno comunque di finanziarizzazione del sociale è finito. Questa è la cosa più importante dal punto di vista del rapporto tra crisi finanziaria di oggi e la società. E cioè che questo impatto sulla società sarà molto profondo a livello socio-economico, non solo perché colpirà per esempio nel nostro paese prevedibilmente l'area del precariato, innanzitutto 3 milioni e mezzo di individui più o meno, tra i 3 milioni e mezzo e 4 milioni, e la parte e i ceti medi. Ceti medi che sono fatti, insomma, lasciatemi fare questa precisazione, sono fatti di due grossi tronconi che è molto importante distinguere. C'è un primo troncone che è il ceto medio, diciamo, dipendente, ad occupazione dipendente, ed è quello a maggiore sofferenza, nel senso che era già in sofferenza prima della crisi finanziaria, è insomma un ceto medio in bolletta, quello che viene fuori insomma dalla disgregazione del precedente paradigma industriale fondamentalmente della società, cioè della società di ceto medio, della società panciuta, cipolla, della società del benessere sostanzialmente, no? In cui appunto c'è questo ceto medio che unifica, omogenizza. Un ceto medio che non vuol dire l'impiegato, un ceto medio che è un progetto politico, no? Come in Italia è stato un progetto politico il ceto medio. Il ceto medio è stato un progetto politico perché è stato un progetto economico, perché l'industria ha prodotto comunque un ceto medio impiegatizio e anche in parte operaio. Ma è stato politico perché poi la politica, come in tutti i paesi del resto non c'è niente di scandaloso, ha prodotto o ha favorito lo sviluppo di un altro ceto medio. Non so, voi pensate alle licenze per i commercianti, pensate ai meccanismi del consenso che hanno coinvolto piccoli imprenditori, artigiani, appunto commercianti e quant'altro. Pensate però anche al grande progetto della pubblica amministrazione, che tutti sappiamo che in larga parte produce servizi ai cittadini, ma in larga parte è un po' finalizzata a se stessa, cioè a produrre occupazione in se stessa. Io ho cominciato in Italia a insegnare in Calabria e mi ricordo che nel 1980 sulla Sila, che è una montagna che divide il versante ionico da quello
tirrenico calabrese nel 1980, quindi stiamo parlando di 28 anni fa, quando 2 anni prima ero andato a Corigliano Calabro e avevo trovato un'atmosfera del tipo al centro di questo paese ionico di 35.000 abitanti, c'era un unico negozio e vendeva elettrodomestici usati. Questa era l'atmosfera di allora. Un grosso paese, quindi, di 35.000 abitanti, cioè un paese abbastanza, in cui insomma la moneta era ancora abbastanza poco battuta. Ebbene, in questa situazione in cui ai piedi della Sila c'erano ancora le tracce della palude di Sibari, in cima alla montagna, a 1600 metri, la regione Calabria decise di mettere un consultorio familiare. Una parola praticamente, una bestemmia, quasi una cosa. Nessuna donna della Sila sapeva cosa fosse un consultorio familiare e soprattutto a cosa servisse. Nessuno andava a questo consultorio familiare. Però in questo consultorio familiare c'erano occupate 12 persone che naturalmente non avevano nulla da fare sostanzialmente per diversi anni. Non so adesso se questo consultorio funzioni ancora. Però mi colpì molto che per 3-4 anni questo consultorio fu deserto, come tante altre cose, non so. Feci una ricerca sulle ferrovie dello Stato e mi ricordo che in Calabria per la movimentazione dei militari c'erano quasi 120 ferrovieri, mentre in Friuli, al tempo dove c'erano ammassati gran parte dei nostri militari, c'era un discreto movimento, come dire, ferroviario per militari, ce n'erano solo 45. Quindi era del tutto evidente, no, per chi facesse un giretto al sud, che l'occupazione non era prodotta per un servizio, ma era prodotta per, come dire, per un'altra finalità, forse meno nobile, ma comunque era una finalità, cioè sostenere un progetto di occupazione, di tranquillità, di stabilità per le famiglie, eccetera, eccetera, se non anche appunto attraverso il mercato politico. Bene, oggi questa lunga storia viene un po' a questo nodo, viene al pettine, insomma, che noi per esempio nel pubblico impiego abbiamo dell'occupazione che, ma la cui efficacia è difficile, ma è difficile, ma non per la fannullaggine delle persone, ma per la mancanza di organizzazione, quindi all'interno del settore pubblico. Non sto parlando di Reggio Emilia, so perfettamente che questi sono territori abbastanza virtuosi, sto parlando dell'Italia, che è una cosa un pochino diversa da Reggio Emilia. Bene, quindi c'è anche questo aspetto della società che noi dobbiamo sempre considerare, cioè questo aspetto socio-economico che sta peggiorando e che sotto i colpi della crisi peggiorerà, e dobbiamo essere anche consapevoli che, vabbè, le cose che si possono prendere, diciamo, in termini di misure sono state dette, grosso modo, non è difficile questo, cioè non è difficile, sarà difficile farlo. Un fondo unico per la disoccupazione, cercando di riprendere anche magari le risorse dei vari ammortizzatori che oggi esistono, non so, mobilità, cassa integrazione, eccetera, risorse dedicate a questo, per fare un fondo unico di disoccupazione che tuteli anche il precariato sostanzialmente, no? Perché insomma, non è che te puoi prendere una sovvenzione solo se lavori in una grande industria o in una media industria e se in qualche modo quello è l'altro, i diritti dove sono? L'uguaglianza dei diritti, quindi bisogna che un momento capiamo che esistono anche tra gli ammortizzatori sociali indicati, cioè, come dire, che sono anche il frutto di lotte sindacali, eccetera, eccetera, però esistono delle sperequazioni rispetto a com'è il mercato del lavoro oggi. Il lavoro precario ne è escluso da questi tipi di sostegno, e questo non è ammissibile.
Come del resto, per sostenere quel ceto medio e dipendente colpito dalla crisi finanziaria, probabilmente bisogna ricorrere a forme, alla leva fiscale in qualche modo, no? Però penso che la questione decisiva, la partita decisiva si giocherà come sempre per l'Italia, per un'effettiva ripresa dell'Italia al sud, che rimane il nostro punto cieco della coscienza, della nostra coscienza nazionale, non c'è niente da fare. Voi prendete qualsiasi tipo di problema, classi dirigenti, beh, al sud è un disastro. Ponete il problema società, beh, al sud ci sono dei problemi grandi. Perché il nostro sud, a forza di dire, è diventato veramente un'altra dimensione, signori. Cioè, io questo non me lo stanco non mi stanco di dirlo, insomma. E la crisi finanziaria rischia di allontanare ancora di più questa dimensione da un'altra dimensione. Questo secondo me. Vi spiego subito perché. Perché nell'occhio del ciclone non ci saranno tanto. Attualmente ci possono essere i ceti medi indipendenti, cioè i professionisti, gli artigiani, eccetera, eccetera, cioè quelli che avevano in qualche modo alimentato anche un certo modello di consumo, o certi modelli di consumo, basati anche sull'esclusività. Pensiamo ai manager, a queste carriere meravigliose dei manager, dei giornalisti, dei politici. Tra l'altro, tutte queste tre professioni che io ho menzionato sono professioni nuove, perché sono professioni che non rinviano a competenze specifiche, ma rinviano a competenze che riguardano le relazioni. No. I politici sono potenti perché hanno un capitale relazionale potente. I manager sono potenti, non perché hanno competenze specifiche. Non ci fate caso che quel manager che prima era alle Poste adesso è andato all'Italia e poi è andato magari alla Fiat oppure è andato in un'industria. Beh, una volta il manager era quello che conosceva il processo produttivo, che conosceva il lavoro, che sapeva fare le cose, no? Cioè che sapeva esattamente quello che succedeva in fabbrica perché lo doveva poi riorganizzare. Oggi il manager non è questo. Oggi il manager è colui che ha una bella rubrica, come dire, una bella rubrica zeppa di relazioni che contano, e quello è il manager che conta. E un po' succede anche al giornalista come al politico. Questa è un'evoluzione, cioè io non lo sto dicendo in senso negativo, sto dicendo che è questo quello che avviene, e cioè che certe professioni relazionali hanno sempre un maggior potere, perché le relazioni che contano sempre di più, e che questo capitalismo, come dire, relazionale, conta sempre di più. Dico una battuta veloce: perché Beretta fa il direttore di Confindustria? Perché il direttore di un telegiornale, cioè Beretta che ha fatto il telegiornale, fa il direttore di Confindustria? Fa il direttore di Confindustria perché Beretta conosce tutti. Per dire, questo è il punto, vero? E quindi così, anche quando la nostra popolazione, addirittura i nostri dirigenti dicono, ma le nostre classi dirigenti in realtà hanno come punti a loro favore solo appunto le relazioni, le raccomandazioni e la ricchezza, e se ne fregano delle decisioni che devono prendere, della trasparenza, dell'etica e del merito. Beh, è vero, però bisogna fare attenzione a che il nostro giudizio morale sulle cosiddette raccomandazioni non perda poi quell'analisi, come dire, della trasformazione, della mutazione. È come se io qui stessi a rivendicare sulla base della mia biografia personale o cose del genere,
una serie di valori che hanno caratterizzato magari la mia gioventù. Beh, insomma, non è proprio così, cioè significherebbe, come dire, non accettare l'idea che invece la società è qualcosa che cambia in continuazione, che muta in continuazione e che anche i concetti base della società cambiano, come la stessa esperienza nella società cambia. Cosa non capisce la politica? Cioè, qual è il malessere sociale o il malessere democratico di oggi in realtà? Beh, il malessere democratico di oggi è che la politica riduce fondamentalmente la democrazia a una forma di governo, come nel classico pensiero di Stuart Mill o addirittura di Rousseau. Ma certo Rousseau ci aveva di fronte una società leggermente diversa dalla nostra, no? Quando penso che l'igiene di un operaio, quasi di un povero oggi in Italia, è migliore di quella del Re Sole in Francia di qualche secolo fa, perché aveva la parrucca piena di pulci, penso che noi dobbiamo valutare che quelle cose che diceva Rousseau, che erano veramente formidabili e importanti, o quelle che hanno detto anche Stuart Mill, un liberale come Stuart Mill, eccetera eccetera, sono però cose che sono cambiate man mano che la società è cambiata. Lì avevamo una società di ignoranti, fondamentalmente, gente assolutamente non informata, ovviamente non c'era la televisione, ma non c'era neppure l'elettricità, quindi, come dire, mancavano tutte quelle condizioni tecnologiche di cui oggi il cittadino si può usufruire. E che quindi la qualità del sociale, in un certo senso, al di là della retorica, della ricostruzione retoriche storiche, era assai peggiore di quella di oggi. E che quindi il rapporto tra i rappresentanti e i rappresentati era necessariamente diverso e si pone in modo diverso da oggi. Perché? Perché ci sono stati dei processi di democratizzazione che non sono esattamente, non rappresentano esattamente una traiettoria istituzionale governativa. Facciamo subito un esempio, se no non ci capiamo. Allora, quando io ero piccolo, che avevo 5 anni, mia nonna mi diceva, io sono nato in un paese vicino a Pesaro, e mia nonna mi diceva, ma sai, avevo capito che in paese in realtà la maggior parte di matrimoni era stata decisa dai genitori in precedenza. Bene, oggi dopo neppure 50 anni le persone possono decidere di sposarsi, di convivere, e se sono sposate possono separarsi, possono divorziarsi, possono avere tutti i tipi di... e possono fare le scelte che vogliono, no? Questo io lo chiamo un processo di democratizzazione. Cioè, nel senso che chiamo un processo di profonda trasformazione della famiglia. Inutile che noi oggi parliamo della famiglia come se fosse sempre la stessa. Non è sempre la stessa, perché allora quando io avevo, appunto, quando ero piccolo, vigeva un modello di famiglia molto preciso, gerarchico. Il maschio, in particolare il capofamiglia, ma anche la donna, aveva un'importanza molto, almeno da noi, importanza nella famiglia, la moglie sostanzialmente, la moglie, la madre. E i figli avevano un ruolo nettamente sottoposto e poi con funzioni completamente diverse, soprattutto in una società rurale. Quindi in 50 anni è cambiato tutto, no? Perché molto spesso i nostri giovani, voi siete giovani, non riescono a realizzare bene, a calarsi dentro una realtà italiana che ha il 60% di analfabeti, che ha il 70% delle case senza bagno, il 50% delle case senza acqua corrente, senza elettricità, un'altra dose che non mi ricordo, di quantità che non mi ricordo. Un'Italia in cui il meridione non era solo la Calabria, ma era anche il Veneto, perché queste cose che sto dicendo erano anche comuni al Veneto e in gran parte della Lombardia. Questo solo 40-50 anni fa.
Quindi è chiaro che il sociale è cambiato, è chiaro che è cambiato completamente. Quindi da cosa proviene questo malessere sociale? È proprio, secondo me, il fatto che la politica tenda a ignorare questa traiettoria del sociale. Questa traiettoria del sociale che segue delle tappe molto importanti. Io adesso proprio schematicamente, perché già sto parlando veramente in una maniera troppo, come mi capita. Beh, prima questione importante, il passaggio dalle angosce collettive a quelle individuali. Il passaggio cioè dalle esigenze e dalle necessità, come dire, primarie che avevano caratterizzato il Novecento, il primo Novecento, la fame e la guerra. La metà del Novecento, la ricostruzione dopo la guerra. Queste io le chiamo le angosce collettive, cioè in delle angosce, se volete, da ricostruzione, dal partire da zero, no? O quasi, per ricostruire, avendo una tensione collettiva di comunità nazionale. Questo è stato. Questo è stato. Ma dopo il 68, che molti vedono come l'origine di molti mali che affliggono la nostra società oggi, scorrettamente, secondo me, 68 in poi invece noi vediamo che è il 68 stesso, in fondo, ce lo segnala. Chi l'ha fatto lo sa, che non fu solo un movimento collettivo, ma fu un movimento per la libertà dell'individuo. E chi ne ha beccato di più di questo, forse, da questo cambiamento culturale, è stata proprio la donna, in fondo, perché molte delle cose sono cominciate lì. E quindi molte delle cose sono cominciate proprio quando queste angosce sono diventate, diciamo, più post-materialistiche, se volete, meno legate alle grandi cogenze storiche, la fame, la guerra, no? E invece sempre molto più legate a una situazione di malessere nel benessere, questo è la nuova, nuovo stato. Prima c'era il malessere nel malessere vero, cioè nel malessere socio-economico, poi c'è il malessere nel benessere, cioè c'è il malessere individuale fondamentalmente. Perché è individuale? Perché c'è stata questa torsione verso l'individuo? Ma c'è stata questa torsione verso l'individuo fondamentalmente, forse sto facendo una cosa un po' troppo teorica. C'è stata una torsione verso l'individuo perché? Beh, perché fondamentalmente appunto l'uomo tende al collettivo nel momento in cui avverte una paura esterna. Se le paure sono inferiori, se le garanzie sono maggiori, come fu per l'Italia negli anni 70 e 80 a confronto degli incredibili anni 50 di grande sofferenza, no? Perché voi oggi vivete in un territorio che è un territorio di grande benessere, però per far partire lo sviluppo in questo territorio c'è voluto tanto lavoro nero, c'è voluto tanto lavoro a domicilio all'inizio, cioè è come un aereo che parte e che quando parte decolla consuma un sacco di carburante. E quella volta fu consumato tanto carburante umano, come dire, non in quel modello di sviluppo. Appunto, oggi noi ci ritroviamo appunto in una situazione in cui vogliamo finire qui, che io non lo so perché sto parlando troppo. Ditemi voi perché io non so come siete abituati a. Per cui dicevo, questo, arriviamo a una situazione in cui appunto al centro, cioè nella società si individualizza sempre di più, sulla base del fatto che ogni individuo ritiene tutto sommato di non dipendere, di non dover niente più a nessuno. Questo è il punto. E di essere sempre più autocentrato. E di essere sempre più autocentrato. Questo è un fenomeno che capita in tutte le società, non solo in Italia, in tutte le società avanzate. In Italia capita qualcosa di più,
specifico, perché il nostro questa dimensione individuale viene vissuta con il senso di colpa. Perché viene vissuta con il senso di colpa? Perché due sono le grandi religioni italiane. E una predica la famiglia e l'altra predica la classe sociale o il partito. E quindi noi abbiamo queste due grandi subculture che modellano la nostra società, che modellano il rapporto tra individuo e collettivo, e quando l'individuo volta le spalle alla vecchia famiglia o al vecchio partito o alla vecchia classe, si determina quasi uno stato di, così, di anomia, direbbe Durkheim, cioè di smarrimento, no? Di smarrimento, perché appunto i vecchi riferimenti non funzionano più, e le opportunità individuali ci sembrano quasi un tradimento rispetto ai nostri riferimenti collettivi. Eppure, però, piano piano, noi negli anni 90 abbiamo imparato a tradire questi nostri riferimenti, e abbiamo imparato talmente bene a tradire questi nostri riferimenti che oggi forse il malessere democratico, prima di venire da questa dimensione economica di cui abbiamo parlato, viene da una questione molto più profonda della società, che è quella invece di un isolamento dell'individuo rispetto alla vita pubblica, alla vita collettiva, che non esiste più, o quasi, o poco, o ha difficoltà ad esistere. Questo è, secondo me, il punto più importante. Da cosa è determinato questo? Beh, è determinato fondamentalmente dal fatto che una società centrata sempre di più sull'individuo e, come dire, sull'empowerment dell'individuo, sulla forza e la consapevolezza dell'individuo, è una società che rischia di essere molto debole sul piano morale, perché l'individuo a quel punto ha come riferimento i suoi valori individuali e non i valori morali collettivi. Scusa, lo puoi ripetere? Non lo so come faccio a ripeterlo. Ci proviamo. Ah, no, dicevo che appunto, secondo me, il punto centrale è che oggi l'individuo ha come punti di riferimento i propri valori morali, i propri valori, diciamo. E molto spesso questi valori non si accordano con quelli morali, o addirittura quelli morali non sono chiari, perché anche questo è il problema, perché i valori morali di una collettività, chi li stabilisce? La classe dirigente. Cos'è una classe dirigente? La classe dirigente è un'elite che si prende la briga di dirigere un paese dal punto di vista economico, sì, da un punto di vista politico sì, ma anche da un punto di vista morale, perché se no come si fa? Cioè, noi dobbiamo dire comunque quali sono quei 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3 valori morali che stengono insieme la nostra comunità nazionale, poi possiamo fare tutto il federalismo che vogliamo e metterci altri condimenti di valori locali, individuali, io li odio, ma insomma, vanno bene anche quelli, ovviamente, ma l'importante è avere appunto dei riferimenti. Oggi l'individuo manca di questi riferimenti, e cosa succede? Che l'individuo ha imparato a ragionare per se stesso. Questo può essere visto come un fatto molto negativo, addirittura degenerativo, ma nel pensiero liberale invece è visto come un fatto, come dire, positivo. Se voi leggete Condorcet o Durkheim, che sono pensatori così liberali, eccetera, vi accorgete che loro teorizzano l'autonomia del politico, dell'autonomia del sociale, cioè teorizzano il fatto che il sociale a un certo punto lasci perdere la politica a un corpo specializzato e professionalizzato, e che sia intenta piuttosto a pensare
al proprio benessere, alla propria. Naturalmente nell'ideal tipo del pensiero liberale c'è una politica che funziona, che si occupa, no? Come dire, è una divisione del lavoro, invece da noi non è proprio così. Però io vorrei dire, tornando a quella domanda iniziale che secondo me è molto importante, di Platone, la seconda parte, diciamo, quella più keynesiana, cosa fanno i cittadini per la società? Ecco, io penso che questo debba essere, no, approfondito, che questa parte debba essere approfondita, cioè qual è l'impegno di questi cittadini rispetto alla propria società. E quindi qual è l'impegno di questi cittadini rispetto alla ricostruzione, alla ricreazione di una vita pubblica? Io penso che questa in realtà è la parte più importante, da che, cioè, come dire, l'esito più importante e anche più imprevedibile, come dire, sì, imprevedibile della fuoriuscita dalla crisi. C'è sinceramente una dimensione economica molto importante che prima ho cercato di descrivere, ma la dimensione, l'impatto più importante è forse quello sulla cultura sociale. C'è la possibilità, l'opportunità che si formi una cultura sociale un po' diversa da quella che si è formata negli anni passati. Ma per questo, secondo me, occorrono due cose. Uno, occorre appunto che ci si occupi ovviamente della crisi economico-sociale che potrebbe investire la società, ma l'altra è sempre quella dei valori, perché poi alla fine i nostri malesseri sono senz'altro riconducibili a una base socio-economica, ma noi sappiamo perfettamente che la base socio-economica non è tutto. Che lo spirito civico, i valori sono delle cose molto importanti, delle cose molto importanti per capire come la gente si sta orientando, come le società si stanno orientando. Non è detto che se tu più pillai e più sei democratico. Invece è vero che ci vuole un certo PIL per essere democratici, come dire, per sviluppare una politica democratica. Perché ci vuole un certo PIL? Proprio per quello che dicevamo prima, perché in fondo una società, la società, deve essere sempre di nuovo riprogettata, in un certo senso, no? Man mano che cambiano le cose. Non so, per dire, tanto tempo fa, non tanto tempo fa, 30-40 anni fa, quando c'era lo sviluppo industriale delle grandi industrie, gli americani dicevano One Company, One Town, che voleva dire che c'era la Pirelli e c'era Milano, c'era la Fiat e c'era Torino, c'era la GM e c'era Detroit, cioè che ha una particolare strutturazione economica, la grande impresa, corrispondeva una particolare ordinamento sociale, la grande città, la metropoli, no? Oggi noi non abbiamo questa corrispondenza, non abbiamo un'idea di quale società costruire e la cosa appunto che ho cercato di dirvi stasera è anche questa, cioè che appunto quello che si era progettato di fare in questi ultimi anni, in realtà anche a livello sociale, cioè la progettazione di un ceto medio per vie finanziarie, di una società sempre più accessoria all'economia, no? Perché quando i tuoi risparmi dipendono da quello, i tuoi consumi dipendono da quello, tutta una serie di cose, la tua casa dipende da quello, tutta una serie di cose dipende da quello, tu stai parlando di una sorta di finanziarizzazione della società, che non vuol dire che la società ha le azioni dell'economia, è semplicemente una finanziarizzazione delle aspettative della società in un certo senso, no? Ecco. Quindi ecco, ci vogliono queste due cose, un intervento sui valori nel senso di capire quali sono i valori centrali, innanzitutto quello della democrazia,
A noi non ci serve, secondo me, maggiore partecipazione, sinceramente. Io ve lo devo dire, cioè io sono stato sempre convinto di questo. Non è un problema di maggiore partecipazione, ma ci serve una buona classe dirigente. Ci serve una buona classe dirigente che faccia viaggiare valori democratici nella scuola, nella società, in vari ambiti della società, e che aiuti la gente a gestire questi valori democratici, a risolvere i problemi, no? Non faccia come con la paura, cioè non una strategia della paura, ma ammettere che la gente ha paura, perché sono giuste le paure, ma le paure vanno gestite, e il compito della politica non è mettere e alimentare la paura, ma è aiutare la gente a gestire la paura. È molto diverso questo, è molto diverso. Che ne dica Tremonti, il problema, finché lo si dice appunto come Tremonti, in realtà ho l'impressione che si stia alimentando più la paura che cercando di risolverla e di gestirla. Cioè, è umano avere paura, è un nostro sentimento che è anche razionale, non sempre la paura è contro la ragione, anche se molto spesso la paura poi va contro la ragione. Però è ragionevole, diciamo, aver paura, ed è invece necessario che la politica aiuti a gestire la gente, alla gente queste paure. Ma direi che chiudo qua, no? Poi magari possiamo parlare attraverso qualche domanda, se vi ho suscitato qualche curiosità. L'unica cosa, appunto, mi sembra che vi ho spiegato abbastanza, perché ho scritto questo libro, quindi, perché mi sembrava necessario dare uno sguardo a una società dopo tanti anni che avevo guardato le classi dirigenti, come dire, coinvolgerla, anche corresponsabilizzarla, anche se poi con quell'attenuante che dicevo prima, è la classe dirigente che deve dare l'esempio. Senza l'esempio è difficile che poi la società segua, ecco, questo è importante. Bene, sì. Sì, non ho parlato di un fattore molto importante nel mio libro, insomma, io parlo di classe di cittadinanza competente, cioè parlo di una cittadinanza che si è formata negli anni, che è frutto appunto di questi meccanismi di democratizzazione, e quindi frutto di meccanismi, come dire, livellatori dal punto di vista sociale, come l'istruzione, l'informazione, che danno appunto una maggior consapevolezza, una maggior capacità di giudizio a un gruppo nutrito di persone, calcolabile attorno ai 10-15 milioni. Ovviamente si tratta di una popolazione misurabile, anche se detto così fredda, è un po' freddo. In Svezia ce n'è di più, molto di più ovviamente, al nord ce n'è più che al sud, da noi. Tanto per dire, a sinistra ce n'è un po' più che a destra. Quindi non è che io non sia per la partecipazione. Dico però che noi dobbiamo fare i conti con l'indifferenza, e che l'indifferenza molto spesso non è un rifiuto. Perché poi se noi guardiamo l'opinione del... Adesso mi dispiace che non possiamo proiettare le diapositive che ho, sono su dei dati, eccetera, ma la gente pensa che effettivamente
la peggior categoria in Italia siano i politici. Su questo non c'è dubbio. Qualsiasi tipo di ricerca voi facciate, chiedete alla gente, ma guardate, la cosa più sorprendente è la stessa classe dirigente. Se voi intervistate le classi dirigenti e chiedete un'opinione alle classi dirigenti, della classe dirigente, è uguale a quella della popolazione. Perché loro no, perché in generale le classi dirigenti che noi abbiamo intervistato non si considerano, non si identificano molto con le classi dirigenti. Cioè voi, non so, se intervistate un sindaco, non posso fare il nome, di una città di 300.000 abitanti e lui pensa che tutto sommato non è che si identifichi molto con la classe dirigente italiana. Io penso che questa persona è abbastanza deresponsabilizzata dal suo ruolo di classe dirigente, è in fuga dal suo ruolo. No, perché è come dire, no, no, è un problema degli altri, no, è sempre il problema degli altri, il problema... E allora questo, il problema che lei pone è un problema reale. Io penso però che la classe dirigente, che la partecipazione è importante, che può essere, però non è l'elemento decisivo, perché secondo me comunque... La gente pensa che sia meglio occuparsi anche della vita pubblica in altri termini, non in termini strettamente politichesi, insomma, questo voglio dire. Il problema secondo me è come tutti i processi e i problemi di democrazia economica e democrazia sociale vengono al pettine della politica. Questi non vengono mai al pettine della politica in questo momento, e questo è il punto vero. Non c'è un partito che faccia veramente una politica per la democrazia. I partiti politici attualmente sono molto lontani dalla democrazia. Un indicatore del fatto che i partiti politici siano lontani dalla democrazia è il fatto che la loro vita interna non è democratica. E che i partiti politici per 50 anni, nonostante siano previsti dalla Costituzione, da un articolo della Costituzione, hanno sempre rifiutato la possibilità che la loro vita fosse internamente normata, in modo universalistico, dico. E che succederebbe se, per esempio, altro che primarie, sono un congresso per alcuni partiti? Alcuni partiti non hanno fatto mai congressi. Non hanno fatto mai preso decisioni in senso democratico o cose di questo tipo. Quindi penso che ci vorrebbero in realtà dei partiti. Io sono convinto, assertore, se lei mi vuole gliela facciamo subito in breve, io sono convinto, assertore, appunto, che oggi e qualsiasi cambiamento non viene dal basso, viene, diciamo, da, lo confesso, viene dall'alto, o comunque viene da una cittadinanza comunque che sa quello che fa in qualche maniera, perché c'è un posto problema, insomma. Io questo è quello che penso personalmente, perché mentre la società di massa nel Novecento era una società rivoluzionaria, o in senso di sinistra o in senso di destra, rivoluzionaria proprio nel senso di deflagrazione del vecchio ordinamento. La società di oggi invece è una società profondamente conservatrice, io penso, perché è molto accessoria al mercato, perché appunto ho scritto che è una società cinica per prevalenza, e che quindi è molto difficile che da questa società possa provenire un cambiamento. Più probabile che un cambiamento invece possa venire da parti sane del paese, comunque, e consapevoli del paese, perché insomma ci sono anche classi dirigenti, settori di classe dirigente ottime nel paese, se no noi non saremmo in piedi così. Ci sono anche settori molto civici, appunto, nel paese, se no noi non saremmo così. E che ne dica Brunetta, oltre i fannulloni ci sarà pure qualche fannullone, ma nella pubblica amministrazione ci dovrà essere pure chi lavora, perché altrimenti come faremmo a stare in piedi come paese?
Quindi un po' noi siamo sempre presi da questo così spirito di autoflagellazione, no? Un po' il malessere democratico da noi è più profondo perché, non vi ho detto malessere democratico, per noi è una cosa, come dire, da qualche anno per noi è qualcosa di dimostrato il malessere democratico, no? Malessere democratico è dimostrato da tre fattori, tre variabili fondamentalmente. Gli iscritti ai partiti, la fiducia verso le istituzioni, le principali istituzioni e la quantità di elettori che effettivamente si recano alle urne. Bene, questi tre indicatori, su una ricerca che recentemente abbiamo fatto in 29 paesi del vecchio mondo, quindi Stati Uniti, cioè diciamo America del Nord e Europa, questi tre indicatori sono tutti negativi, non negli ultimi 5 anni, dal 1975. Quindi vuol dire, poi insomma, potremmo vederlo subito, no? Applicato, non so, ai partiti. La Democrazia Cristiana aveva quasi 2 milioni di iscritti, lo stesso il Partito Comunista. Scusa, quali sono i tre indicatori? Ti devo ripetere? Sì, per favore. Allora, il primo sono i partiti politici, gli iscritti ai partiti politici. No, stavo dicendo proprio adesso, dico, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista c'avevano 2 milioni di iscritti. No, i DS quando hanno finito e si sono fusi con la Margherita nel PD avevano 400.000 iscritti. E lo stesso gli altri partiti hanno pochissimi iscritti, insomma, no? È un po' come quando si vendevano i dischi in vinile che se ne vendevano 1,5 milioni, oggi invece i CD ne vendi 50.000. Sono un po' le cose che cambiano, no? E queste sono cambiate anche nello stesso modo, anche questa, insomma. I partiti sono passati da quelle dimensioni a queste. Quindi un grande calo di iscritti dei partiti, un grande calo dei tassi di fiducia verso le istituzioni, questo è molto importante, in tutto il mondo è questo. Come un grande calo, invece, un calo, un po', diciamo, non un grande calo come quello, ma un calo costante e progressivo, invece, di coloro che vanno alle elezioni. Tutto questo per noi fa un malessere democratico, cioè la gente rinuncia a dire la sua. Ecco, questo possiamo dire. Forse è questo modo in cui posso rispondere. Che insomma c'è una tendenza e che questa tendenza ancora per noi è molto nuova, bisogna anche un po' saperla interpretare, non andare sempre con i vecchi parametri, con i vecchi concetti ad analizzarla. Forse c'è qualcosa di nuovo in questo. Allora, fondamentalmente ha detto, se non ho capito male, mi perdoni, ma sono una persona un po' semplice, che siamo passati da una società di classi, quindi dove ci si poteva in qualche maniera identificare in una grossa classe. Da lì siamo passati invece ad una società più individuale, fondamentalmente, e lo spartiacque è più o meno il 68. Se Berlusconi, che in Italia è re dell'individualismo, come faccio io, che sono una persona semplice, a non credere che Berlusconi sia figlio del 68? Sente? Allora, cerco di riassumere perché avrei più troppe domande e forse ancora più obiezioni. Lasciamo perdere quelle più critiche. No, vabbè, ormai è tardi. Allora, c'è una cosa che non ho capito. Hai parlato di capitalismo relazionale
e di società dove l'individuo è isolato. Vorrei allora capire meglio cosa intendi per relazione e dove poni il valore rispetto a quella cosa che è anche un po' tanto insopprimibile, tutto sommato, che è questo bene comune della relazione tra corpi, tra esseri, tra individui. Trovo qualcosa di contraddittorio rispetto al tuo argomento. Cioè, non capisco dove inserisci l'opzione capitalista relazionale e dove però poi la smonti per dimostrare che invece siamo isolati, parcellizzati. Poi, sul discorso dell'specchiamento classe dirigente e società, mi spieghi allora, se teniamo buono il tuo argomento, come mai nel Sud Italia abbiamo una classe dirigente, penso palesemente deprecabile, eppure la maggior risorsa di voti per la sinistra? Proprio la sinistra che tu hai detto prima anche è il maggior bacino di utenza di questa cittadinanza che... Sì. Questo lo do però come dato non antropologico ma sociale, cioè ormai i voti che prende bene o male la sinistra provengono in maggioranza dal sud e non più dal nord. Eh no, ragazzi. No, dal sud no, mai. Adesso sì. Sì, sì. Va bene, ok, non voglio. Poi altra. No, vabbè, basta, finisco qui. Ne avrei un'altra, ma. Quando dici. Cioè, sembra un po' dai tuoi argomenti che tutto sommato la questione non sia un dato legato a riforme rispetto ai processi di partecipazione, rispetto a tecnica politica democratica o tecnica amministrativa, ma sia semplicemente, o come dire, banalmente, un problema di soggetti, classi dirigenti e quindi... Ma avresti anche delle risposte rispetto ai meccanismi di selezione? Delle classi dirigenti. E delle strutture che dovrebbero...